La potenza della lode, le alte lodi di Dio, o oh, a Dio. Arriveremo poi a trattare questo tema e approfondiremo su quelle che sono le alte lodi. Dillo: alte lodi, amen. Perché quando questo tu entri in questo livello di lode, qualcosa succede nel mondo spirituale. E stasera, noi abbiamo, vedremo anche la testimonianza biblica di popolo, di un popolo Israele, di re che hanno governato e il modo di come hanno vinto in un modo soprannaturale, non avendo le risorse materiali, le risorse pratiche, ma Dio era con loro. Sapete, la Bibbia ci insegna una cosa, che Dio non è cambiato. Dillo, lui non è cambiato. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come ho detto stamattina al gruppo Lode, imparate questo, perché questa è una grande verità che abbiamo bisogno di conoscere. Perché dobbiamo avere una rottura ogni volta che abbiamo una riunione, un appuntamento divino e soprannaturale e vogliamo fare in modo che la gloria possa manifestarsi. Dio vuole fare sempre miracoli, tu non devi convincere Dio di farti il miracolo, che molti sono così, vogliono convincere Dio, Signore, ehi, guarisci e eh, Signore, dai, fallo questo miracolo. Ma tu non devi convincere Dio, perché Dio già è convinto. È uno dei motivi per cui Gesù è venuto è per compiere miracoli. La Bibbia ci insegna già nel libro del profeta Isaia, quindi nell'Antico Testamento, un migliaio di anni circa prima, più o meno, di che Gesù veniva, e poi l'ha testimoniato Cristo, e poi l'ha testimoniato, l'hanno testimoniato gli Apostoli che per le sue lividure noi siamo guariti e sanati. Quindi tu non devi convincere Dio per avere un miracolo, perché Dio è già convinto, ma devi capire come poter accedere nel miracoloso per poter prenderti quello che Dio ha già provveduto. Dillo io mi devo prendere, quello che Dio già ha già preparato, è lì, è per te. Prendilo, stendi la tua fede, loda Dio e prendilo. Amen. E stasera abbiamo iniziato con leggere il Salmo 149, il verso 6. Ah, abbiano in bocca le alte lodi, dillo alte lodi di Dio. È una spada a due mani in mano, una spada a due tagli in mano. Quindi dicevamo, parliamo delle alte lodi. E sapete una cosa, questo porta a grande cambiamento, e trasformazione nella tua vita. Ci sei? Quindi oggi dobbiamo imparare che nella lode, dillo lode, quella che abbiamo fatto fino adesso, fino a pochi minuti fa, abbiamo cantato, cioè abbiamo lodato. Amen. Non è che i ragazzi e le ragazze che stanno qui si esibiscono, ma loro stanno, sono degli adoratori. Vogliono adorare e lodare Dio. Amen. Quindi abbiamo lodato e adorato Dio in questo modo, ma cercheremo di capire quello che riguarda la lode e poi andremo più in profondità con una rivelazione potente. Quindi l'origine della lode è Dio stesso, viene centrata su Dio, è per Lui. Infatti la prima cosa che dobbiamo considerare e guardare, la lode che cos'è? La lode è una dichiarazione di chi Dio è è di quello che lui fa. Quando tu lodi, tu dichiari chi lui è. Quando tu gli dici tu papà tu sei buono. Padre sei fedele. Padre sei meraviglioso. Sei pieno di compassione. Stai dichiarando chi lui è. Ricorda una cosa, la lode come l'adorazione, come la preghiera non cambiano Dio. Cambiano noi. Quindi cambiano le nostre, la nostra prospettiva di come noi vediamo Dio e ci allineiamo perfettamente con il Suo volere e con la Sua volontà. Quindi dove c'è lode a Lui, Lui è presente. Dove non c'è lode a Lui, Lui non è presente. Perché la Bibbia ci insegna in, nel Salmo 22, il verso 3, eppure tu sei il Santo. In Isaia è scritto che gli angeli gridano, Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti, è il Dio Onnipotente. Santo significa separato, che non si compromette, che non si mischia con il peccato, ma è al di fuori del peccato. Dillo, Lui è Santo, Santo, Santo. E nel Salmo 22, il verso 3, pure tu sei il santo, che dimori. Dimorare significa abitare. Che abiti. Dove abita Dio? Dove? Nelle lodi del suo popolo. Se tu lodi Dio, Dio abita lì. Ma se tu non lodi Dio, non può abitare lì. Quindi una delle cose forti che dobbiamo comprendere è che la nostra lode permette alla nostra vita, alla nostra casa, alla nostra chiesa di diventare che cosa? La dimora di Dio. Perché Dio abita nelle lodi, nelle techile nel testo originale, cioè che significa lode sfrenata, che significa lode danzata lode gridata, eccetera, eccetera, eccetera. Amen. Quando c'è una guarigione, quindi abbiamo detto che è la dichiarazione di chi Lui è. Quando tu dici tu sei santo, tu sei buono, stai sottolineando la sua persona. E non soltanto questo, dichiari anche quello che Lui fa. Quando vieni guarito, sanato, lui diventa il tuo guaritore, colui che ti ha sanato, colui che ti ha salvato, colui che ti ha liberato dai tuoi debiti, colui che è il tuo provveditore. Ci sei? Quindi la lode è una dichiarazione della persona di Dio, chi Lui è, delle cose che Lui compie, quello che Lui fa ma anche delle sue promesse. Sapete una promessa quando tu la ricevi nel tuo cuore, nel tuo spirito, non c'è ancora la realizzazione, ma è una promessa che Dio ti ha fatto. Sapete la Bibbia dice che Dio non è un uomo, quello che lui promette mantiene. Lui non è un figliol d'uomo, quello che lui ha detto che avrebbe fatto che ci avrebbe dato lui lo fa e ce lo dà perché lui non può negare se stesso. Ci sei? Quando tu hai una promessa nella parola tu devi aggrapparti a quella promessa e dichiarare, Signore: Tu l'hai detto, è una tua promessa e io la ricevo nel nome di Gesù. Amen. Seconda cosa, la lode stabilisce un'atmosfera spirituale, soprannaturale. Amen. Quando una persona loda, quando una chiesa loda, che sta succedendo? Si sta creando un'atmosfera soprannaturale, si sta creando un'atmosfera di vittoria, si sta creando un'atmosfera di fede. Perciò noi dobbiamo imparare a lodare Dio. Tante volte nella nostra vita, nella nostra casa, ci sono delle atmosfere di stordimento, di pesantezza. Quando litighi con tuo marito, com'è l'atmosfera? Chi ne piatta? <ride> Bicchieri che volano, non deve succedere. L'atmosfera diventa pesante, c'è pressione, oppressione. Ma quando tu lodi, tu cambi l'atmosfera. E sapete che succede? Nella giusta atmosfera si vengono a determinare miracoli sovrannaturali, cose perché per gli uomini che sono impossibili, per Dio diventano possibili. Questo perché? Perché quando dichiariamo la Sua parola, o quello che Dio ha fatto nella nostra vita queste lode si determina quell'atmosfera sapete tante volte noi lo dimentichiamo perché sapete che succede il diavolo fa un'opera un tremenda distogliendo la nostra mente e il nostro cuore da quella che è la volontà di Dio confondendoci tante volte perciò nel libro dei salmi è scritto che Davide disse un giorno, ordinando, il termine giusto è questo, comandando e ordinando alla sua anima di benedire l'Eterno. Anima mia, benedici l'Eterno. E non dimenticarti, perché la tendenza naturale, umana, è quello di dimenticare. Israele viene liberata dopo 400 anni di deserto, immagina, mangiavano cipolle, costruivano le città gli egiziani, erano schiavi, venivano frustati, venivano uccisi, erano deperiti. Ma quando Dio con mano potente li ha liberati, dopo circa 430 anni della loro schiavitù, nel deserto, Sapete cosa hanno fatto? Si sono lamentati. E hanno desiderato le cipolle che si mangiavano, gli hanno desiderato la schiavitù che era, che era in Egitto, perché l'essere umano è tentato e portato a dimenticare le grandi meraviglie che Dio fa, ma tu avresti bisogno di qualcuno che te lo ricorda, ma se non ce l'hai tu stesso. Lo devi ricordare a te stesso, scrivitelo, prendi nota. Infatti abbiamo sempre consigliato, abbiate un quaderno di miracoli, abbiate un quaderno dei sogni, ma abbiate anche un quaderno di miracoli dove segnate lì dentro tutti i miracoli che Dio compie giorno dopo giorno, manifestando la sua fedeltà nella tua vita. Davide diceva, anima mia, benedici l'Eterno, non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Lui perdona tutte le tue iniquità. Lui guarisce tutte le tue infermità. Dillo, lui perdona. Lui guarisce. Lui mi ha perdonato il grande debito che io non potevo pagare. Lui mi ha guarito dalle mie malattie, dalle mie infermità. Lui mi ha liberato dalla mia oppressione. Lui mi ha liberato dalla depressione, lui mi ha liberato dall'ansia, lui mi ha liberato dalla paura, lui è il mio re, lui è il mio signore. Io a lui do tutta la lode, tutta la gloria che merita. E Davide costringeva se stesso dicendo, anima via. Cioè non parlava con un altro, parlava con se stesso. Tu devi parlare con te stesso, hai bisogno di farti delle consulenze da solo, oh. amen. E dire alla tua anima, cioè noi siamo esseri trini, spirito, abbiamo un'anima, siamo spirito, abbiamo un'anima, viviamo in un corpo. Davide, quando comandava la sua anima, perché lui stava dicendo: Io non mi identifico con le mie emozioni, perché le emozioni sono ballerine. Oggi mi sento nelle stelle e dopo un'ora mi sento nelle stalle. Salgo e scendo, salgo e scendo. Ma lui diceva la mia vita, parlando dal suo spirito, anima mia, io ti ordino di benedire l'Eterno e di non dimenticare, leggetelo poi il Salmo 103, alcuno dei suoi... Benefici. Amen. Quindi quando noi facciamo delle dichiarazioni, l'atmosfera incomincia a cambiare. Nella tua casa hai bisogno di determinare un'atmosfera soprannaturale, un'atmosfera di vittoria. Perché il diavolo vorrebbe convincerti che sei un fallito, che sei una fallita, che sei un perdente ma la parola di Dio dice quella è dove ti devi accordare che in Cristo sei più che vincitore qual è la verità? quello che le circostanze ti testimoniano quello che il diavolo ti sussurra o quello che Dio dice? non vi vedo convinti qual è la verità? Alcuni non sono convinti, è, è un problema tuo perché rimarrai tu nelle tue condizioni, ma quello che Dio dice è sì ed amen. Quando Gesù entrava in certi posti, lui metteva fuori le persone incredule, lui metteva fuori le persone dubbiose. Quando entrò per resuscitare una bambina, lui cacciò tutti fuori, c'erano. I, i lamentosi, quelli che si lamentavano venivano pagati per fare questo e quindi uh, è morto, è morto immaginate com'era terribile mamma mia che atmosfera di morte ma Gesù disse mettete tutti fuori perché lei non è morta, lei dorme Tabita alzati soltanto tre discepoli suoi si portò con lui si portò i genitori e videro il miracolo la bambina si alzò cosa ha fatto Gesù ha cambiato l'atmosfera ha detto c'è un'oppressione in questa casa il miracolo non può succedere se c'è e rimane questa oppressione ha messo fuori i lamentosi quelli che sono i criticoni li ha messi fuori gli ha portato con sé persone di fede che lodavano e adoravano Dio e ha cambiato l'atmosfera Ci sei? Se vuoi ricevere miracoli, se vuoi che succedano guarigioni e miracoli nella tua vita, devi cambiare atmosfera. Cari, quando lodiamo Dio, stiamo mettendo cose nell'atmosfera. Le parole, la lode, il parlare in lingue, il pregare in fede. Mettono cose nell'atmosfera, cose che determinano cose soprannaturali, cose che determinano miracoli. Amen. Voglio farvi un esempio. Quando tu dichiari grande sei Signore, che stai dicendo? Che non c'è nessun altro che è pari a Lui. Lui è grande ed è al di sopra di qualsiasi circostanza o problema che stai passando nella tua vita. Lui è l'onnipotente, Amen. Quando dichiari Gesù, tu sei il mio guaritore, sta dichiarando la sua guarigione. Amen. Quando dichiari. Tu sei il mio provveditore. Stai dichiarando la sua provvidenza nella tua vita. Dillo, tu sei il mio guaritore. Tu sei il, il più grande. Non c'è nessuno che ti può assomigliare. Amen. Tu sei il mio provveditore. In vano si affaticano gli edificatori. Se non è l'Eterno che edifica la casa, hai voglia di innanzi hai voglia di perdere tempo, e mo faccio questo, e mo faccio quest'altro, tendo con questo, tento con quest'altro, e tendo con quest'altro, e tendo con quest'altro. Invece avresti bisogno di una parola dal cielo, perché in vano si affaticano, se Dio non mette la sua benedizione. Al di sopra di qualsiasi cosa, la benedizione di Dio è quello che fa la differenza. Ascoltami, tu sei il risultato della tua atmosfera. Amen. Quando viene quella faccia sembra... C'è un'atmosfera terribile nella tua vita. Quello è il risultato dell'atmosfera che tu hai determinato. Hai bisogno, dillo: ho bisogno di cambiare atmosfera nel nome di Gesù. Quando viene tuo marito da lavoro, fagli trovare un'atmosfera di lode a casa. Non voleranno i piatti, si manifesterà la presenza di Dio. Amen. Mogli. Ci siete? Tutta la giornata menti canti che danno gloria al Re, al Re, sintonizzati su Radio Esed, la radio che ti cambia la vita. Stiamo risolvendo alcune situazioni problematiche che abbiamo incontrato, ma prossimamente cercheremo di mettere almeno lodi per Dio. E poi ci saranno dirette e così via. Ma gloria a Dio cari, è soprannaturale che ci siano dei cambiamenti e delle trasformazioni nella nostra vita. Perché noi siamo il risultato della nostra atmosfera. Se ripeti sempre, sono malato, sono malato, sono malato. A televisione cosa fa? Il Covid. Covid, vaccino, non vaccino, non vax, si vax, covid. Tante persone che stanno morendo, tante persone. E eh, gloria a Dio, ma quando è che danno una bella notizia di quanti sono nati? Amen. E la gente davanti alla televisione. Vaccino, covid, novax, si vax, novax. Ma che bax? <ride> e vivono nel terrore e nella paura. Questo è quello che determinano l'atmosfera di distruzione. Quindi quando tu dichiari sempre Covid, Covid, Covid. Pandemia. Allora quello è quello che succede. Ho paura, ho paura, sono malato, sono depresso, sono depresso. E molte persone si pensano che anche in questo modo si fanno belli, sai, che lo dicono. Hai bisogno di cambiare perché quella è l'atmosfera negativa che stai vivendo. E devi dichiarare quello che Dio ha detto, sono guarito. Sapete cosa Dio pensa della tua malattia? Che per le sue lividure sei sanato. Sapete cosa pensa Dio della tua prosperità, delle tue finanze? Che per quello che Cristo ha ottenuto sulla croce tu sei prospero e benedetto. Amen. È importante sapere quello che Dio dice. E voglio dirvi una cosa a tante persone che non lo sapete: la religione vi ha ingannati, ci ha ingannati. Ma Gesù non ha niente a che fare con la religione. Lui ha detto "Io vi farò liberi e voi sarete veramente liberi". Amen. Quindi non determinare cose distruttive con le tue parole. Incomincia a determinare cose che Dio dice nella sua parola. Per farlo cosa devi fare? Devi conoscere la parola. Devi ascoltare la parola, ascoltati la parola di Dio, collegati sui nostri social. Lì ci sono tutti i culti registrati che facciamo in chiesa. Collegati e ascolta la parola. Cosa diceva l'apostolo Paolo a suo figlio Timodio? Insisti a tempo e fuori di tempo. Amen. Perché noi siamo il risultato della nostra atmosfera e io mi devo costringere a fare delle cose perché? perché la terza cosa è la lode sapete che cos'è la lode è un sacrificio dillo la lode è un sacrificio quando inizi con la preghiera la prima cosa che vuoi fare è non pregare perché non vuoi pregare perché molte persone dicono io quando mi sento, perché non mi sento, ma quando mi sentirò, io dico vai da un Otorino, detto alla no napoletana di spilecchio, e a così ci sentirai bene, perché oggi siamo nell'epoca, nel tempo, mi sento un albero, mi sento un tappeto. si anda male tu non sei quello che ti senti tu sei quello che Dio ha detto nella sua parola sei più che vincitore non sei un fallito Perciò quando tu inizi a pregare tante volte manca il desiderio e molti dicono pastore sai io prego quando mi sente, allora non pregherai mai perché la carne non sentirà mai di pregare. Perciò devi dire anima mia benedici l'Eterno. Perciò inizi con il sacrificio della lode. Infatti è scritto nel libro dei Salmi. 5014, offri a Dio sacrifici di lode e adempi i tuoi voti fatti all'altissimo. La lode inizia sempre con un sacrificio. Ci sei? In altri termini. Ci sono persone che hanno vergogna di pregare in pubblico. Ci sono persone che hanno vergogna di lodare in pubblico, perciò diventa un sacrificio. Perché Dio ti dice non avere vergogna, non ti limitare, offri la tua lode all'Altissimo. Tra un minuto vedremo quello che è successo a una persona che ha criticato un lodatore. Numero 4. La lode coinvolge atti e postura del corpo. Cioè a che fare con i tuoi atteggiamenti, con il tuo comportamento fisico. E la Bibbia parla di alcune cose. Intanto in Ebrei capitolo 13, il verso 15, per mezzo di lui, cioè di Gesù, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode. Ripetilo, un sacrificio di lode quello che abbiamo detto prima, cioè il frutto di labbra che dichiarano, che confessano il suo nome, il frutto di labbra che cosa fanno? Che dichiarano chi lui è, che dichiarano cosa lui ha fatto. Quando l'odi devi tenere sempre presente due cose fondamentali. La prima è che è un sacrificio. E inizierai con il sacrificio. La seconda la lode richiede atteggiamenti del tuo corpo. Lavoriola in testa. Cosa dice la Bibbia? Salmo 47 il verso 1: Battete le mani, o oh popoli, popolo di Dio, batti le mani. Sapete che significa battere le mani? Gratitudine, riconoscenza di quello che Lui ha fatto nella tua vita. La Bibbia dice: alzate le mani. Alza le mani, alza le mani. Ha due significati. Il primo sapete che significa? Arrendersi. Arrenditi a Dio. Arrenditi alla sua volontà. E il secondo significato è vittoria. Quando tu fai una gara e arrivi numero uno per prima, tu alzi le mani. Perciò sei più che vincitore. Amen, perché stai dicendo, Signore, io mi arrendo a te e io vinco per mezzo tuo e attraverso di te. Ci sei? Poi anche, ci sono altri gesti che si possono fare, per esempio, volteggiare le mani nell'aria. Io ce lo sto a fare in mano. Fatelo. Sapete che significa? Che stai cambiando un'atmosfera nel nome di Gesù: un'atmosfera di depressione in un'atmosfera di gioia, un'atmosfera di paura in un'atmosfera di vittoria. Stai cambiando, 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 cambiando l'atmosfera intorno a te. Amen. Stai andando contro demoni, stai andando contro principati. Io sto determinando un'atmosfera. Nel nome di Gesù. Sto determinando un'atmosfera. Nel nome di Gesù. Cambia l'atmosfera e dichiaralo. Stasera o mattina succederanno miracoli. La gloria di Dio si manifesterà. La potenza di Dio si rivelerà. Cosa stai facendo? stai cambiando un'atmosfera da un'atmosfera pesante di oppressione a un'atmosfera di libertà di gioia amen stai dicendo rimuovo la depressione dalla mia vita rimuovo la malattia dalla mia vita rimuovo l'infermità dalla mia vita rimuovo la libera la possessione, l'influenza di demoni dalla mia vita, mi prendo la mia guarigione, mi prendo il mio miracolo, ricevo quello che Dio ha compiuto nella mia vita. Alcuni siete indifferenti. Il popolo di Dio deve essere militare. La Bibbia ha rivelato l'Eterno degli eserciti. Significa che c'è un esercito, che ci sono gli eserciti dell'Eterno. Significa che c'è una guerra e tu devi riportare vittoria. Dillo devo riportare vittoria. E il verso 47, il verso 1, il capitolo 47, il salmo 47.1, l'altra parte dice celebrate Dio con grida di trionfo. Un altro modo per lodare Dio sapete qual è? Grida di trionfo! Grida di gioia! Dillo, grida di trionfo! Alleluia! Si inizia con la dichiarazione delle labbra che confessano il suo nome. Si continua con le nostre mani alzate, battendole, girandole e così via. Amen. Si conclude con danza e musica, perché nella presenza di Dio non c'è spazio, non c'è posto per la depressione, ma la gioia dell'Eterno. La Bibbia dice... È la mia forza. Sai perché sei debole? Perché sei triste. Ma quando sei gioioso, allora è una forza soprannaturale. La gioia dell'Eterno è la mia forza. Quando Davide lodava a Dio, faceva cose sconvolgenti. L'arca fu presa dai Filistei perché erano convinti che loro, avendo l'arca del patto, avevano Dio dalla loro parte. Erano scaramantici, è come Aucurnucella. Ma se il cuore non è il giusto, ti puoi riempire di cornicelli. Niente succede, e se la presero. E la portarono in una città, il giorno dopo tutti con le emorroidi. Dice, non può essere. Ma che sta succedendo? Poi cosa successe? La misero nel tempo dell'ora, erano idolatri, adoravano il dio Dagon. La misero nel, nel tempio del dio Dagon, che era fatto a forma di pesce. E stava lì come un pesce. L'arca la misero qui davanti. I sacerdoti di questo tempio andarono via la sera, la mattina ritornarono a trovare il pesce con la faccia chinata davanti all'arca. E chi l'ha sceso da qui? E l'hanno fatto più volte, poi hanno, hanno capito che non era per loro una benedizione, perché loro erano gli idolatri. E sapete cosa fecero? si volevano sbarazzare, liberarsi dell'arca la misero su un carro con dei buoi davanti questi buoi davanti erano, erano, erano lattanti appena po da poco tempo nati sentivano l'odore da chilometri di distanza della mamma che dovevano allattare e loro hanno detto vediamo se l'eterno guiderà l'arca in Israele o se questi animali si gireranno e ritorneranno dalle loro mamme. Sapete, anche se avevano fame, facevano, gridavano, l'Eterno li stava guidando. All'improvviso Israele vide che l'arca stava arrivando, ca appunto sulla, 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 su un carro con dei buoi davanti. Così tutti felici, contenti. Cosa stavano facendo? Stavano cercando di portare l'arca in, in Gerusalemme. E mentre stavano camminando, perché continuarono a farlo come l'avevano mandato i filistei, cioè sul carro con i buoi davanti, Uria vide mentre stava camminando, stava a fianco dell'arca, prese un fosso questa, questo carro e sembrava che stava cadendo l'arca, lui stese la mano e morì e Davide si interrogò dicendo signore cos'è che non sta andando misero l'arca a casa di Obed e Dom è stata lì per circa tre mesi l'arca rappresenta la presenza di Dio quella casa fu grandemente benedetta e quello pensava non maluate <ride> non va pigliate perché il suo cuore era giusto chiamavano Dio, perché onoravano Dio e Dio onorava loro. Ma Davide stava studiando, stava capendo come portare l'arca a casa sua. E così vide che nella scrittura c'era scritto che l'arca doveva tras essere trasportata a spalle, ma non sulle spalle di qualsiasi persona, dei sacerdoti. E così presero l'arca la stavano trasportando i leviti davanti e davanti a tutto c'era Davide sapete come entrò Davide in Gerusalemme con l'arca danzando si spogliò della sua regalità si spogliò della sua regalità entrò nell'arca in Gerusalemme scusate Giuseppe ascolta ascolta un minuto entrarono all'improvviso dal palazzo Micael, moglie di Davide. Sapete cosa fece? Vede Davide che lui si era spogliato della sua regalità e danzava come un pazzo davanti alla presenza di Dio e lo disprezzò nel suo cuore. Quando lo vide, gli disse la moglie, bravo il re, ti sei così tanto umiliato davanti al popolo. Da spogliarti della tua regalità e Davide disse: Io farò queste molto di più, non mi fermerò nel lodare e nell'esaltare il mio re e il mio Dio. Da quel giorno in poi quella donna rimase sterile, cari dove non c'è lode c'è sterilità. Dove c'è lode c'è prosperità, c'è benedizione. E questo è quello che la Bibbia ci insegna del modo di come dobbiamo lodare Dio. Ora una parentesi importante, ascoltatemi perché il bello deve ancora venire, perché dobbiamo parlare delle alte lodi. Dillo alte lodi. Ma la lode e l'adorazione non sono la stessa cosa. Sopra abbiamo parlato di quello che è la lode. Cos'è l'adorazione? L'adorazione significa prostrarsi. Adorare significa umiliarsi. Adorare significa baciare. Prostrarsi con la faccia a terra. È un segno di dipendenza e di riverenza. Signore, io non dipendo da me, ma dipendo da te. In Israele c'è un'usanza che quando si individua il capo della casa, chi lo saluta, lo saluta mandandoci un bacio. Noi mandiamo baci a tutti. Ma quello è un segno di adorazione. Ed è un segno di sottomissione. Manda un bacio a papà. Mandagli un bacio. Tu sei il mio re. Tu sei il mio signore. No, mandaci un bacio. Tu sei il mio re. Tu sei il mio signore. Amen. Questo è quello che significa adorare. L'adorazione in ebraico è classificata come intimità, dillo intimità. Quando adoriamo Dio, sapete che stai dicendo, papà, io sono innamorato di te. Io non posso fare almeno della tua presenza. Purtroppo tante persone non sanno, non hanno l'idea di quello che significa adorare. Ma Dio ti vuole portare anche in questo livello spirituale e soprannaturale mentre abbiamo detto che la lode che cos'è? La lode è dichiarazione e dire quello che lui è e quello che lui fa. Quanti siete stati guariti? Quanti siete stati liberati? Lodatelo. Dagli tutta la gloria, dagli tutta la lode. Adesso lodalo, digli Signore tu sei il mio Re. Io ti ringrazio per le meraviglie, per le opere potenti che tu hai compiuto nella mia vita. Amen. Questo significa lodare. Ma cosa sono le alte lodi? Dillo, alti lodi. Cosa sono? Cosa significa? Significa alzare la voce, significa gridare, significa mantenere il suono. Ascoltatemi bene, perché qualcosa di soprannaturale succede nella tua vita quando tu incominci ad entrare in questo livello di lode. Ci sei? Quando questo viene fatto in altre lingue... Non immagini quello che sta succedendo nel mondo spirituale. Le persone al di fuori ti possono prendere per pazzi, ma i problemi sono che loro. Ricordatevi Michael, cosa ha pensato e cosa ha detto e quali sono state le tristi conseguenze che ha, ha passato. È diventata sterile da quel momento. Quando tu parli in altre lingue, preghi in altre lingue, lo fai ad alta voce. Tu non sai quello che sta succedendo nel mondo spirituale, quello che si sta muovendo nel mondo spirituale. Ora ascoltatemi, perché la voce e non gli strumenti. Sicuramente gli strumenti hanno un grande aiuto, portano un grande sopporto, ma l'elemento principale è la voce. Nella lode l'elemento principale non sono gli strumenti, l'elemento principale è la tua voce, è la mia voce, ci sei? Perché il suono originale della lode Dio lo ha messo nella tua voce. Dove ha messo Dio il suono originale della lode? Nella mia voce. Gli strumenti mi devono su... aiutare, ma non mi devono sostituire. Dillo, gli strumenti mi devono aiutare, ma non mi possono sostituire. Perché l'intenzione originale di Dio è che nella tua voce c'è una lode che fa succedere cose nel mondo spirituale. E adesso ve lo mostro. Per questo motivo quando l'uomo e la donna usano la voce nel mondo spirituale incomincia a succedere un movimento soprannaturale, incomincia a succedere un terremoto. Non suonate, non suonate per favore. Incomincia a succedere un terremoto. Questo fu quello che Paolo e Sila fecero quando si trovarono in carcere. Sapete, vennero presi, vennero arrestati, ma prima vennero frustati, poi vennero messi in carcere per causa del Vangelo. Verso la mezzanotte, ora la mezzanotte di allora non è la mezzanotte di oggi, perché? Perché oggi abbiamo energia elettrica e a mezzanotte mi pare mia suorna. Ma, ma all'epoca non c'era energia elettrica. E stavano nelle parti più profondi della prigione. Ci sei? Stavano lì tutti amma, ma, massacrati, picchiati, sofferenti, il sangue gli scorreva dalla schiena e non solo. Però alla mezzanotte, verso la mezzanotte, Paolo e Sila non si sono lamentati, pregavano e cantavano inni a Dio. Cosa hanno sperimentato? Le alti lodi, le alti lodi. Dillo le alti lodi! Cosa significa alti lodi? Gloria a Dio, no! Gloria a Dio! Hanno iniziato a cantare inni a Dio! E i prigionieri li udivano! Quelli che erano in altre celle li hanno ascoltati. Quindi non facevano... Alleluia! Gridavano alti lodi a Dio! Amen! Gli altri li hanno uditi improvvisamente. Si fece un gran terremoto. Questo terremoto fa bene. Questo terremoto spezza le catene, questo terremoto apre le porte della prigione, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono. Quante porte si aprirono? Tutte le porte si aprivano e le catene vennero spezzate. E le catene di tutti si sciolsero. Questo è quello che succede quando tu incominci a dare a Dio le alti lodi. Le porte che sono state chiuse fino a questo momento si aprono. Le catene che ti hanno tenuto prigioniero e incatenato vengono rotte e vengono spezzate nel nome di Gesù. Quando lodi ad alta voce, alte lodi, le porte si aprono, tutto quello che sta chiuso incomincia a vedere miracoli e incomincia a vedere apertura delle porte. Oggi purtroppo cosa fanno tanti cristiani? Si fanno sostituire dagli strumenti, ma gli strumenti sono un supporto, perché la voce, l'origine di Dio, l'unzione, la potenza, il cambiamento di atmosfera è nella tua voce. Quindi quando metti musica cristiana fai bene, ma tu hai a lo do signore. Tu devi esaltare Dio, devi glorificare il tuo nome, proclamare le sue meraviglie. Gli strumenti devono sostenere perché Dio ha messo il suono originale nella nostra voce. Ascoltate, le alti lodi sono alzare la voce e questa voce deve essere sostenuta sapete che succede? vi trotte cose che succedono quando incominci a fare questo le alti lodi manifestano tre cose prima cosa rompono la barriera del suono due o tre hanno capito rieste a collegati su altri canali pace, alleluia ci siete? Rompe la barriera del suono. Una volta c'era un aereo che veniva chiamato Concorde. Non so se vi ricordate. Sapete quando andava a una determinata velocità, c'era una rottura nella barriera del suono. E sapete quando si rompe la barriera del suono, c'è uno scoppio. Succede qualcosa. Queste sono le alti lodi. Vanno a rompere la barriera del suono. Gloria al Re dei Re! Amen! Questo è quello che succede quando questa chiesa loda Dio. Viene rotta la barriera del suono. Si entra in una nuova dimensione, si entra in un nuovo livello, si entra in una nuova dimensione, si entra in un nuovo livello, si entra in una nuova dimensione, entra in un nuovo livello. Seconda cosa, le alti lodi rompono le barriere demoniache, le oppressioni di demoni, è scritto nel Salmo 149 Abbiano nella loro bocca le alti lodi di Dio, non dice nei loro strumenti, ma dove dice? Nella loro bocca, perché nella tua bocca c'è il suono originale di Dio, dillo le mie corde vocali, nelle mie corde vocali c'è il suono originale di Dio. C'è il suono originale di Dio, Amen. Continua. È nella loro mano una spada a due tagli quando dai gridi con la tua bocca, è come se tu hai una spada a due tagli nelle tue mani. Cos'è la spada a due tagli? La parola di Dio, che penetra fino alle giunture e alle midolle, è in grado di giudicare le intenzioni del cuore. È potente una spada a due tagli, ci sei? E poi continua verso 7: per far vendetta sulle nazioni, infliggere castighi sui popoli, per legare i loro re con catene. Sapete di che cosa sta parlando? Di entità spirituali, sta parlando di principati, potestà, dominatori del mondo, delle tenebre, spiriti malvagi nei luoghi celesti per fare vendetta sulle nazioni, infliggere castighi sui popoli per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro. Mentre tu lodi Dio con le alti lodi, ci sei? Dio combatte per te. Dio vince per te. I tuoi nemici vanno in confusione. Le barriere crollano, cadono davanti a te. Amen. Perché succede questo? Perché le alti lodi toccano il cuore di Dio. E questo si fa, fa in modo che Dio può muoversi, agire a tuo favore. Mi state afferrando? State comprendendo quello che dice la parola? Perché Dio vuole portarti in un nuovo livello, ma attraverso le alti lodi tu entrerai in questo nuovo livello. Ci sei? Verso 9: Per eseguire su di loro il giudizio scritto, questo è l'onore riservato a tutti i suoi santi, alleluia! Le alti lodi, ascoltami, portano una rottura nel mondo delle tenebre. E questo si manifesta. Quando succede, questo si manifestano miracoli. Ci sei? Molti cristiani lodano Dio, ma non lo hanno mai fatto come un obiettivo di avere una rottura. Perché succede questo? Perché le alti lodi. Nel popolo, fatte dal popolo, rilasciano fede. Ci sei? Ascoltami. Il diavolo non sopporta le alti lodi. Non sopporta, odia le alti lodi a Dio. Perché queste lodi vanno a distruggere realtà nel mondo spirituale. Numero 3. ascoltatemi. Le alti lodi sono un'arma di guerra. È un'altra arma di guerra. Il digiuno, la preghiera e tante altre armi che Dio ci ha messo a disposizione. Stasera ha ricevuto un'altra rivelazione. Le alti lodi. hai bisogno di gridare hai bisogno di sostenere il suono della tua voce cosa è successo quando hanno fatto questo tipo di lodi voglio leggervi una carrellata diversa prendete la vostra bibbia e ripetete insieme con me accordatevi insieme con me in questo momento nel nome di Gesù nel salmo 148 per favore non stare lì apatico. Mamma mia, sto cercando di portarti a un livello spirituale migliore di quello che stai vivendo. Salmo 148 verso 1, alleluia. Lodate l'Eterno dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi i suoi angeli. State seguendo? Leggete ad alta voce anche voi. Lodatelo voi tutti i suoi eserciti, verso 3. Lodatelo sole e luna, lodatelo voi stelle lucenti, lodatelo voi cieli dei cieli, lodatelo voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome dell'Eterno perché egli comandò ed esse furono create, verso 6. Egli li ha stabilite per sempre in eterno, ha fatto uno statuto che non passerà mai. Verso 7, lo date l'eterno dalla terra, voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nubi, venti e tempeste. Che eseguino i suoi ordini, monti, colli, tutti, alberi fruttiferi e cedri, tutti, voi tutti, animali selvatici e domestici, rettili, uccelli, aliati. Ce l'hai il cane a casa, animale domestico, a darlo da Dio. Amen. Verso 11, andato, ce l'hai, alleluia. Voi re della terra e popoli tutti, principi e giudici della terra, giovani! Giovani! E fanciulle! Fanciulle! Vecchi! E bambini! Verso 13, lodi nel nome dell'Eterno, perché solo il suo nome è esaltato, la sua gloria al di sopra della terra e dei cieli. Verso 14, egli ha cresciuto la forza del suo popolo. Dillo di ha cresciuto la forza mia. Un motivo questo di lode per tutti i suoi santi. Per i figli di Israele, un popolo a lui vicino. Alleluia! In secondo Cronache 20 impariamo come il popolo di Israele, prendetelo. Dio gli ha dato questo strumento potente nelle mani. E quello che hanno realizzato come vittoria, come l'hanno usato? Secondo Cronache capitolo 20, il verso 15: E questi disse, Ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o oh Re fat. così vi dice l'Eterno, Non temete. Non spaventatevi a motivo di questa grande moltitudine. Quanti sono i nemici che stanno venendo contro di te? Dio ti sta dicendo: Non ti spaventare, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Verso 16. Domani scendete contro di loro e ecco questi saliranno per la salita di Tisic e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto. Verso 17, non sarete voi a combattere in questa battaglia. Dillo, non sarò io a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi. E vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O oh Giuda, o oh Gerusalemme, non temere, non sgomentarti. Domani uscirete contro di loro perché l'Eterno è con voi. Verso 18. Allora Josaphat chinò no la sua faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono, cosa fecero? Adorarono Dio, dicendo: Signore: tu sei il l'esito della battaglia. Appartiene a te. Davanti all'Eterno e l'adorarono. Poi le viti dei figli di e dei figli di si levarono per lodare ad Altissima. Cosa sono? Le alti lodi ad altissima voce, l'Eterno, il Dio di Israele, non lo fecero in un modo tranquillo, lo fecero ad altissima voce. Adesso è il momento che tu lo pratichi. Incomincia a lodare Dio ad altissima voce. Ascoltami queste dichiarazioni che tu fai. È come se ci fosse una coppa qui davanti e le tue dichiarazioni di fede, la tua lode, la tua adorazione, la tua danza, il tuo ringraziamento stanno riempendo quella coppa. Stanno riempendo quella coppa. Amen. Tutto questo lo stiamo depositando in questa grossa coppa e loro lo stavano depositando in questa grossa coppa. Verso 20. La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto mentre si mentevano in cammino, Giosaphat stava in piedi e disse: Ascoltatemi, o oh Giuda e voi abitanti di Gerusalemme. Dichiaratelo. Dichiaratelo, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete salvati, credete nei suoi profeti e prospererete. Verso 21: quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno, dovevano lodare per lo splendore della Sua santità mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano: Celebrate l'Eterno perché la Sua benignità dura in eterno. Cosa dicevano? Celebrate l'Eterno perché la Sua Vennità dura in eterno. Un esercito strano, davanti in prima linea, non ci furono i carri armati, non ci furono gli uomini valorosi, ci furono i leviti, i sacerdoti, i lodatori. Perché l'esito dalla battaglia appartiene all'Eterno. Guardate cosa successe quando essi cominciarono a cantare e a lodare. Quando essi cominciarono, quando incominci a cantare e a lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del mondo di Sier, che erano venuti contro Gerusalemme, contro Giuda e rimasero sconfitti. Non sei tu che combatti quando tu lodi Dio, è Dio che combatte le tue battaglie. È Dio che combatte le tue battaglie. I nemici sono venuti contro di loro. I nemici sono venuti contro di te. Ma cosa fa Dio quando tu lodi? Gli crea un'imboscata. Si sono ammazzati tra di loro. Israele non ha preso un coltello, non ha preso una spada. Loro hanno lodato Dio. Verso 23, i figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti di Sierra. Erano alleati, era solo una, una sola squadra. Però si sono messi l'uno contro l'altro per portarli allo stermine e distruggerli. Quando ebbero annientati gli abitanti di Sierra, si aiutarono a distruggerci, a distruggersi a vicenda. Come stavano lodando? Le alti lodi! Le alti lodi! Volete sapere come caddero le mura di Gerico? Come caddero le mura di Gerico? Giosuè ce le parla forse queste sono le mure delle tue circostanze sono i muri dei tuoi problemi che stai vivendo Dio ti sta dicendo stasera attraverso le alti lodi che tu fai queste mure crolleranno Giosuè 6 verso 15: ma il settimo giorno si alzarono presto allo spuntal dell'alba e macciarono intorno alla città e nello stesso modo per sette volte. Solo quel giorno maciarono intorno alla città sette volte. La settima volta. Quando i sacerdoti suonarono le trombe. Ripetete. Quando i sacerdoti suonarono le trombe. Giosuè disse. Ditelo. Ripetete. Ripetete per favore, Giosuè disse al popolo, gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. Cosa disse Giosuè al popolo? Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città, perché l'Eterno vi ha dato Napoli, perché l'Eterno vi ha dato la campagna, perché l'Eterno vi ha dato l'Italia. Gridate, 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 gridate. Grida perché le tue malattie sono vinte, la tua atrosi è vinta, la tua depressione è vinta, la tua paura è vinta. La tua leucemia è vinta, il tuo cancro è vinto. Grida! 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 Grida per rompere le barriere del suono. Gridate perché l'Eterno vi ha dato la città. Dio vuole che tu realizzi quell'affare nella tua vita e a compimento per quell'opera che lui ti ha messo davanti hai bisogno di entrare in un livello di lode lode esplosiva oggi è il tuo giorno di vittoria il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono lo sciofà gli avvenne che quando il popolo udì il suono dello sciofà, dai, alleluia, quando i sacerdoti, alza il piano, alza il piano, quando i sacerdoti udirono il suono dello sciofà, lanciarono un grande grido, e le mura crollarono, si sprofondarono. Alleluia! Alleluia! Grida, 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 grida! La vittoria è tua, la vittoria è tua!